Un anno viene fuori questa giocatrice ungherese di nome Batorfi, Cilla Batorfi, e lei aveva una caratteristica rispetto alle altre giocatrici e anche agli altri giocatori maschi tendenzialmente, che faceva questo servizio con un lancio della pallina molto alto, lanciava proprio in alto la palla, altissimo, ma non si accontentava di quello. Quando lanciava dava una svirgolettatina con l'altra mano, la mano della racchetta, quindi lanciava, faceva questo movimento qua e poi colpiva. Si poteva tenere ancora il braccio davanti nel servizio, oggi non si può più. E allora, vedendo sto servizio, ho detto anch'io lo voglio fare. Oltre a essere molto efficace, era anche molto figo, per cui mi sono impallinato e continuavo a cercare di allenare sto servizio, che però non mi veniva. E non mi veniva, non riuscivo a capire quale fosse l'errore. Provavo a colpire più in alto, più in basso, l'impugnatura, ma sarà il polso, parte in ritardo, parte in anticipo. E una volta mi ricordo che ero in Germania, vicino a Stoccarda, e c'è un allenatore lì che mi guarda mentre sono lì a allenare con il mio cestone, perché quando alleni in servizio c'è un cestone con tante palline, centinaia di palline, sei lì che alleni con Pirlo. E questo arriva e lo vedo che fa proprio... No. Sei proprio un Pirla, così mi guarda con quella sensazione lì che chiaramente non ci azzecco, non ho proprio capito niente. E io dico, ma what's the problem, is this and that, di tutte le mie teorie. E lui dice, no, tipo Mr. Miyagi, mi fa, hitting good, throwing bad, la colpisci giusta, ma la lanci sbagliata. E io penso, porca paletta, mi stai dicendo che sono stato così stupido da concentrarmi soltanto sulla racchetta, il polso, la presa, l'impugnatura e tutto quanto, e mi sono dimenticato che alla fine dei conti, se la lancio sbagliata, perché la palla è un pochino più lontana, un po' più vicina, un po' dietro, un po' più davanti, a quel punto non mi verrà mai bene il servizio. È il lancio il problema principale, che deve essere perfetto. E allora mi sono messo lì a allenare il lancio e servizio, il lancio e servizio, stai lì a lanciare sto servizio. Mi fa morire come sul lavoro ogni volta questo errore lo faccio, e lo facciamo in tutte le startup che metto su, sempre inevitabilmente. Siamo convinti che il problema magari sia questo qua e tutti a cercare di risolvere questo problema, quando invece il problema sta da un'altra parte, magari è a 5 cm di distanza. Basta che giri un attimino lo sguardo e dici, ah, aspetta che il problema è di là. In un qualche modo il problema è anche che ti innamori del problema. D'altronde, com'è che dice il saggio, la zia di Capitan Harlock e Capitan America congiunta a Mazinga Z, cercavo la soluzione, ma in realtà stavo solo flirtando col problema.